Da oggi inizia la nuova vita del circolo canottieri La Pescara, nato nel 1924 in una misera baracca di legno sulla banchina nord del fiume, opera di un gruppetto di autentici pionieri. Alla spartanità della sede si oppone una grande ricchezza, l'intenzione di praticare e diffondere uno sport tra i più affascinanti e completi. Negli anni appena dopo la costituzione della Pescara vi fu un periodo di grande euforia, anche con l'adesione di Gabriele D'Annunzio, presidente ad honorem. Poi in seguito le vicissitudini note, la guerra, le esondazioni. Ora la Pescarina, come conosciuta dai più, torna a vogare grazie alla consegna dei lavori questa mattina per la ristrutturazione di uno dei luoghi simbolo di Pescara, opere eseguite dalla soprintendenza archeologica attraverso la ditta Almacis, con un finanziamento di oltre 1,5 milioni di euro. Una giornata storica per il sindaco Carlo Masci. Oggi partono i lavori per recuperare la struttura del circolo canottieri, che è una struttura storica, una struttura che è stata un po' il simbolo dello sport di Pescara, che ritrova nuova vita, che ritorna al vecchio fulgore. Meno di 2 anni di lavori e avremo una struttura culturale, una struttura comunque aperta alla città dove si potrà continuare a vogare in ogni caso. Però il progetto è ben più ampio, precisa Masci. Questo circolo canottieri si trova nell'area dell'ex Rampigna dove, come sappiamo, realizzeremo un museo archeologico perché sono stati trovati i resti di 2.400 anni fa e in più c'è sotto il rilevato ferroviario il bastione San Vitale che si sta recuperando.